Francesca Selva, Vice President di Messe Frankfurt Italia. Dopo 13 anni di SPS, cosa ci puoi dire di questa creatura ormai cresciuta? Ma l'SPS è una creatura che mi ha stupita di anno in anno, è cresciuto un po' con noi, con tutti noi, è cresciuta progettualmente con grande spirito innovativo, perché la tecnologia che rappresenta è innovazione per eccellenza. La sua adolescenza poi mi ha addirittura entusiasmata perché è in presenza e quindi dopo due edizioni digitali siamo tornati finalmente a incontrarci e questo entusiasmo mio lo rivedo negli espositori, nel confronto con i visitatori. Il tema di una fiera e un momento d'incontro anche per parlare di tecnologia e di digitalizzazione di tutte le imprese e tutto il nostro mondo manifatturiero è comunque fondamentale e resterà un momento assolutamente importante. Ma è come l'avevi pensata, visto che sei stata praticamente la creatrice? Ma non immaginavo di arrivare fin qui e non vi nego che quando ogni edizione la vedo e un po' mi commuovo perché cresce veramente, cresce progettualmente, cresce da un punto di vista dell'attenzione che i nostri espositori mettono nel presentare i loro prodotti. Quindi forse non mi sarei mai immaginata la prima edizione che potesse diventare così potente e così completa. Però certamente noi del team di SPS la seguiamo progettualmente passo dopo passo e quindi ci piace sempre molto immaginarcela e quando arriviamo qui la magia si compie e quindi rimaniamo sorpresi ma anche soddisfatti di tutto il lavoro che il team mette e tutta la passione che mette dietro questo E progetto. quali sono, secondo te, i punti di forza di questa manifestazione? Ma il punto di forza è che abbiamo inquadrato in questo momento quali sono le esigenze sicuramente del mercato. SPS è da sempre un progetto di marketing più che una fiera tout court e quindi capire insieme agli espositori quali sono gli ambiti da presentare, le novità da presentare e quest'anno abbiamo implementato con il 5G l'additive manufacturing che sta crescendo. Abbiamo potenziato anche il District 4.0 con una modalità di espositiva che presenta tutte quelle che sono le vere innovazioni in un contesto in cui il visitatore può certamente immaginare quello che poi ritroverà negli stand più accoglienti, più grandi e di brand che gli espositori hanno negli altri padiglioni. Comunque sei padiglioni, un padiglione con ben 5 arene funzionanti tutto il giorno con presentazioni tecniche che gli espositori hanno deciso di fare giornalmente per tutti quelli che sono i loro clienti che desiderano seguire la loro progettualità. Ma qual è la vera novità di quest'anno? Ma la vera novità di quest'anno è che è la mia ultima SPS e soprattutto che il mio team si prenderà cura di questa SPS. Ho già lasciato la mia eredità a due persone in particolare. È chiaro, avendo io il doppio dei loro anni, è evidente che dovevano essere due, non potevano essere una sola. Però sono due persone che hanno seguito con me il progetto dall'inizio. Io ho la fortuna di avere un team molto motivato e appassionato, dove tutti lavorano insieme a me da almeno 10 anni e quindi nessuna sorpresa, un'evoluzione, ci saranno delle evoluzioni, forse anche con uno spirito di maggiore innovazione perché diamo spazio a delle persone giovani. Sono Greta Moretto e Daniele Lopizzo. Io sono felice per loro e rassicuro tutto il team che non avrei mai deciso di spendere meno tempo per questo progetto se non fossi sicura che loro lo possono portare avanti con altrettanto entusiasmo e gli stessi risultati che abbiamo avuto fino qui.